rappresaglie e un tubo che posso utilizzare per la moto. Non penso che Mo si offenda se li prendo in prestito. Questo posto sembra deserto. Forse il capo si è sbagliato. Lei non verrà qui. Verrà. È solo che noi siamo arrivati prima. Dobbiamo solo stare qui ad aspettare. Forse ne prenderò solo un po'. Bene, è tutto. Ora non c'è nulla che la tenga su. Casino.
Guarda come scappano. È stata colpa di Nestor. Salite presto. Ho un piano. Faremo uscire quel superstite di Corley con una moto. Capo, ma lei ha già una moto. Sì, ma su questa ci lavorava con suo padre. È una questione emotiva. Non cercate di capire. Ora muovetevi. Sembra buona per essere usata. Padre Torsio! Non ti ho più visto da quando ti sei ritirato dai Polecat. Ehi, Ben, come va la mia banda? È una lunga storia. Bene, a tempi migliori, padre. Mandali all'inferno, Polecat. Dimmi un po', ma cos'è quella roba? Un acceleratore truccato a combustibile solido? Ma sì, certo! Ta ta ta! Uff! Sei davvero un colpo? Sì,
Deve avere ancora qualche carta da giocare. Sono spacciato con questi. Thank you.
Vladimir! Ci abbiamo i cappelli! Ci abbiamo gli striscioni! Scusa, ma quelle magliette sono di puro cotone. Bene. Allora vediamo un po'. Cento cotone! Peccato, sono allergico al cotone. Ci abbiamo di tutto qui! Ho sentito tanto su Vulture. E suppongo che sia tutto vero. No. Non le vo- Pesavano un bel po' quelle armi. Guida la tua auto! Questo dovrebbe sistemarla. Certo, certo. Va bene, fermati lì, amico. Ehi, non entrare là dentro. Adesso guarda cos'hai combinato. L'entrata si trova dall'altra parte della fabbrica. Tieni duro, cucciolo. Sta arrivando papà. Adesso sono solo io e le conigliette. Il campo minato è stato riattivato. Che ragazzi ordinati questi Vulture. Non le vo...
ragazzo di cui ti parlavo, Susie. Sei sicura? Sì, è il tizio che ha ucciso mio padre. Va bene, Vulture, distruggiamolo. Diamogli una lezione. Ma ascolta, Mo, stai facendo un grosso errore. Oh, Ben, hai ragione. Non dovremmo avere tanta fretta. Non dovremmo allungarlo troppo. Cosa ne dici, Susie? Infatti, ho tutta la notte. L'avete sentita, ragazzi? Allunghiamo i tempi. Lasciami andare, altrimenti... Altrimenti cosa? Ti insulterò pesantemente. Oh, tipo? Baby Dynamo. Come? Dove hai sentito quel nome? Tuo padre me lo disse prima di morire. Hai colpito mio padre e poi vi siete messi a parlare dei vecchi tempi? Non l'ho ucciso io. È stato Rip Burger. Sono state scattate delle foto, ma sono state rubate dallo stesso delinquente che ti ha inseguito. Io ho ancora quel rullino. Allora, cosa aspetti? Sviluppalo prima che mi debba fare un nuovo guardaroba. Va bene, tu rimani qua. Ehi! Scusa. Su, dai, non prendertela. Scoverò Rip Burger a costo di morire. No, dobbiamo smascherare Rip Burger all'assemblea degli azionisti. Proprio così, lo facciamo fuori. Salviamo la mia banda e l'ultimo desiderio di tuo padre sarà esaudito. Dirigerai la Corley Motors. Rip Burger ha annullato l'assemblea degli azionisti. Ha comunicato alla stampa che non ci sarà nessuna assemblea finché non troveranno gli assassini. Cioè, nessuna assemblea finché non saremo morti? Si potrebbe. Va bene, partiamo. Ripresa morte di Ben e Maureen. Atto 1, scena prima. Adrian Rip Burger, nel disperato tentativo di fare uscire Maureen dal nascondiglio, ha escogitato il seguente diabolico piano. Primo premio alla maratona stasera è una tail dannata che Mo ha restaurato con suo padre. Rip spera che Mo cercherà di riprendersi la moto a causa del suo attaccamento sentimentale. E allora Ben e Mo si prestano al gioco, si travestono e partecipano alla maratona, la quale finisce in tragedia quando le loro auto esplodono e sono entrambi presunti morti. Ah, domanda. Per favore, lasciate le domande alla fine. Bene, gli esplosivi nell'auto di Mo possono essere innescati solo da uno scontro frontale con l'auto di Ben. Questo sedile iniettabile lancia Mo lontana dall'esplosione e si paracaduta con sicurezza. Non credi che qualcuno se ne accorgerà quando verrà lanciata fuori la flauda dall'auto? No, staranno guardando tutti te in fiamme. Sì, ecco, questa è un'altra domanda che mi... Quando esplode la tua auto, tu esci in fiamme e corri intorno allo stadio attirando l'attenzione degli spettatori. Con addosso la tuta d'amianto, certamente. Che piano. Bene, allora andiamo a farvi saltare in aria, tesorucci. Va bene, gente! Tenetevi stretti, ragazzi, ragazzi, perché è ora di iniziare! La Corley Motors, grande maratona di strage e distruzione per piloti amatori. Vediamo questi feroci gladiatori del foro! Quel misterioso tizio incappucciato! No, non ha voluto darci il suo vero nome! Preferisce farsi conoscere come il Vendicatore Sconosciuto! E a noi va bene così, non è vero, gente? Cari poveretti, non riescono a fare di meglio. Ti credono di prendere in giro con quei ridicoli travestimenti. E di fianco a lui c'è un altro nuovo arrivato! Diamo un caloroso benvenuto alla maratona di strage e distruzione alla principessa della mucchiata, Doreen Sparley! Va bene, ragazzi. Addosso. E infine c'è una giunta dell'ultimo sviluppo alla maratona stasera. Prova ora a scappare, moccioso. E va bene! Siete pronti a vedere un po' di guida spericolata? Siete pronti a partecipare ad un po' di violenta distruzione gratuita?
razzi abbiano una mascella di vetro. Ben, cosa stai facendo? Cerca di colpirmi, presto! Idioti. Ok, Mo, è ora del gran finale. Fallo! Questa è un'esplosione, signore e signori! Nessun superstite! Aspettate, cos'è quello? È il Vendicatore Sconosciuto e va a fuoco! Diamogli una mano, sembra dolorante! Dovremmo davvero tirarlo fuori, ma che spettacolo, eh! Dovremmo spegnerlo, che ne dite? Ok, li hai sentiti, Vendicatore? È corridore Torta allo stesso tempo, ragazzi! Oh, l'umanità! Bene, ragazzi! Sembra che la festa si stia sfuggendo di mano! Pare che lo stadio stia prendendo fuoco! Ma restiamo calmi e... Adesso schiacciate quella palla di fuoco finché è calda. Guarda come scappano. Lo avete preso? Lo abbiamo preso finalmente, Paulus. Questo significa che Rip Burger deve nominarci vicepresidenti come ci ha promesso. E dare 10.000 azioni ad ognuno. Strano odore. Cos'è quella luce? Bene, ben fatto. Ho appena guadagnato 20.000 azioni. È ora di cominciare l'assemblea degli azionisti. Dov'è l'Art Tale? Sparsa sul pavimento, signor Vendicatore. Cosa? Cos'è successo al tuo profondo attaccamento per la moto d'epoca di tuo padre? Bene, solo una moto. Posso rimetterla a posto in circa mezz'ora. Sempre che naturalmente riesca a trovare quella chiave. Vedo cosa potrò fare. Giusto. Eccoti le foto. Non le voglio. Mostrale a qualcuno importante appena puoi.
c'è una sorta di scheda. È un nastro. Spero che sia il testamento di Corley. Fantastico. Sembra che la riunione sia iniziata. Non è stato solo un capo ed un grande ispiratore, ma anche un amico intimo. La sua scomparsa ci colpisce tutti profondamente. Malcolm ed io parlavamo spesso del futuro. Parlavamo del giorno in cui la Corley Motors avrebbe lasciato da parte le sue umili vesti per entrare in una nuova era. E nonostante la sua tragica morte ci abbia divisi prima di quanto ci aspettassimo, il sogno di Malcolm Corley rimane. E sarò io a portare avanti quel sogno in sua memoria. Signore e signori, sono felice di presentarvi il futuro della Corley Motors. Il furgoncino Corley. Corley aveva ragione. Non avrei mai pensato che sarebbe arrivato a questo. Furgoncini. Quello che vedrete in questo momento è la mia visione per la Corley Motors. Oh, perfetto! È un disastro! A chi lo dici? Qui siamo fregati! Perché non racconti una barzelletta? Non conosco barzellette! Ehi, ehi! Sapete, questo mi ricorda un aneddoto molto divertente. Di un... Bene, non ho più idee. No, non riusciamo a fare.